Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Carola Romanò e sono un'igienista dentale. Oggi vi spiegherò come lavare i primi dentini ai vostri bimbi. Innanzitutto, una domanda che molto spesso mi fate è da quando devo iniziare a spazzolare i denti ai miei bimbi? Ecco, i denti dei bambini, comunque le gengive e le mucose, vanno pulite ancora prima dell'eruzione dei dentini alati, quindi durante la fase di allattamento. Infatti, il cavo orale dei bambini sulle sue mucose ogni volta si crea una patina alimentare che va a creare delle infiammazioni sulle mucose. Ed è dunque opportuno tenerle pulite. Ora, non vi dico di pulirle ogni volta che lattate il vostro bimbo perché risulta abbastanza impegnativo, ma mantenere 2 o 3 volte al giorno vi aiuta poi ad introdurre lo spazzolino manuale. Cosa si può utilizzare? Ci sono diversi strumenti che si possono utilizzare per il cavolare dei bambini. Parliamo ancora prima dell'eruzione dei denti. C'è sia rosa che azzurro per i maschietti. È molto simpatico perché si vanno a infilare le due dita a livello delle orecchiette e magari raccontando in una storiella si vanno a massaggiare le mucose. Oppure si può utilizzare uno spazzolino da dito. È trasparente, ha sulla parte esterna delle piccole setole veramente morbide, soffice, gengive, ma anche i primi dentini che sono intorno ai 6 mesi. Ecco, non è 6 mesi, ma possono crescere anche tardi. Abbiamo visto la settimana scorsa in diretta. Oppure è molto più semplice utilizzare una garzina sterile, imbevuta di acqua fisiologica e passarla a livello delle mucose, l'avvolgendo intorno all'incise e la passate nel cavolare del bambino. Dovete andare a pulire, mi raccomando, le gengive, ma anche a livello del palato. Quanto, almeno come dicevamo prima, 2 o 3 volte al giorno per instaurare una sana abitudine. Come deve essere però il primo spazzolino? Abbiamo che fino a che abbiamo pochi dentini, magari 2 incisivi inferiori, quindi un anno, possiamo comunque utilizzare questi strumenti che abbiamo visto in precedenza. Però bisogna introdurre anche il primo spazzolino. Il primo spazzolino deve essere dotato di una testina piccola, perché i dentini sono piccoli e il bambino gli permette di arrivare a pulire anche i dentini in fondo. Le setole devono essere morbide perché non devono creare nessun traumatismo. E il manico abbastanza lungo comunque da permettere l'impugnatura doppia, vale a dire che lo spazzolino deve essere impugnato sia da voi genitori sia dal bambino stesso, così acquisisce la manualità. Mi raccomando, sullo spazzolino manuale non applichiamo il cappuccio dopo aver spazzolato gli elementi dentali, in quanto si crea un ricettacolo di batteri, si crea un ambiente umido se lo spazzolino non è ben asciutto. Ecco, il cappuccio lo applichiamo solamente quando lo dobbiamo portare in giro lo spazzolino. E poi cambiare spesso, perché durante la fase di dentizione i bambini tendono a mordicchiare qualsiasi cosa, anche lo spazzolino manuale. Quindi mordicchiandolo rischiano di rovinare le setole e in secondo luogo lo spazzolino non è in grado di garantire un'ottima pulizia delle superfici. Altra domanda che molti mi fanno è che dentifricio devo utilizzare? Dai 6 mesi ai 6 anni di età la fluoroprofilassi, quindi il dentifricio contenente il fluoro, può essere effettuata con appunto il dentifricio con almeno 1000 parti per milione, 2 volte al giorno in dose pizza-ice. Ecco, questo è un esempio di dosi di dentifricio. Quando un bambino è molto piccolo, non è in grado di sputare all'interno del lavandino, quindi buttare fuori l'eccesso di dentifricio, dovete sporcare al minimo le setole spazzolino, proprio poco poco, tanto per fargli sentire un pochino il gusto. Poi, a quando crescono, bisogna dare dose pizza con pisellino verde una lenticchia, questo per evitare il rischio di fluorosi, quindi che il bambino ingoi il dentifricio e di conseguenza anche il fluoro, portando delle lesioni da fluorosi, quindi delle macchie bianche sugli elementi dentali. Quindi per evitare, dosate il dentifricio. Queste sono le indicazioni principali per i primi dentini e la prima dentizione, di come tenerli puliti. Poi, la volta prossima,
andremo più in là, quindi spiegheremo quali spazzolini vanno utilizzati e dai 3 anni in su si può utilizzare anche lo spazzolino elettrico, quindi vi dirò come si utilizza e quant'altro. Vedo se ci sono delle domande. Allora. Allora, Valentina mi chiede quando ci sono i soldi incisivi centrali inferiori. Allora, inizialmente potete utilizzare la gabbia o comunque il guanto della mamma o lo spazzolino da dito, perché riuscite anche nei due pulitifi che sono due. Poi, pian piano, si sviluppano gli altri elementi dentali, quindi si va a completare gli incisivi superiori, dovete introdurre lo spazzolino piano piano. Ecco, così il bambino ha una sana abitudine. È abituato, lo però già da prima. Con l'utilizzo di questi strumenti per pulire le mucose. Fabio dice: vorrei tornare bambino. Allora, quindi, ora ci sono altri bambini. Non è consigliato. Allora, se il bambino o la bambina assume il fluoro a livello sistemico, quindi l'utilizzo di gocce o pastiglie date dal pediatra, potete utilizzare un dentifricio senza fluoro. Però, qualora il bambino non assume fluoro attraverso la via sistemica, è consigliato di iniziare la fluoroprofilassi utilizzando il dentifricio, veramente in dosi molto piccole, perché basta una piccola dose per andare ad agire sulla superficie degli elementi dentali. Quindi io direi, se il bambino prende le gocce, si può evitare con il fluoro fino a un tot, dopodiché va introdotto. Oppure iniziare subito con un dentifricio al fluoro. Ovviamente, come diciamo prima, sempre deve essere sorvegliato dai genitori. Vediamo se si porta un altro. Roberto ci saluta. Ok, direi che abbiamo risposto tutti. Ok, se avete qualche altra domanda, poi potete scriverla sotto e vi rispondo più tardi. Comunque, queste sono le indicazioni. Settimana prossima andiamo più là, quindi come dicevamo prima, andiamo a trattare con bambini un pochino più grandi. Un'altra domanda. Valentina mi chiese, meglio utilizzare le gocce al fluoro e il dentifricio. Io consiglio il dentifricio. Secondo le nuove linee ministeriali, l'utilizzo del dentifricio fluorato è molto più efficace rispetto all'assunzione di fluoro via sistemica, vale a dire gocce o pastiglie. Quindi, se il bambino non ha grosse necessità, carenze, può iniziare a utilizzare semplicemente il dentifricio. Mentre se ha delle carenze, problematiche agli elementi dentali, consulta il pediatra e andate ad assumere quella via sistemica. Ecco. C'è un'altra. Nadeja, credo che vuoi dirmi se i denti davanti sono cariati. Allora. Il consiglio è, se sono elementi dentali cariati, può prima possibile fare una visita odontoiatrica, in modo tale che si ha un quadro della situazione. Se sono elementi dentali appena entrano all'interno del temporale, si possono curare. Ecco, se invece è un elemento dentale che è già traballante e quant'altro, è lì in procinto del cambiamento, allora si può aspettare. Però è opportuno fare una visita odontoiatrica per evidenziare la problematica stessa e far sì che il bambino non abbia dolore, altrimenti vive in momenti
momento della dentizione, ma anche il momento di visita dall'odontoiatra in modo negativo. Ok, abbiamo detto, come diciamo prima, se avete qualche domanda scrivete pure sotto, vi rispondo tramite.